Se utilizzi dei plugin per suonare con la tua chitarra o basso o per registrare e ti sei chiesto ma come mai non suona esattamente come l'amplificatore che ho sentito nel video o come il suono che avrei in testa, sento che c'è qualcosa di diverso. Oggi ti faccio vedere un prodotto che risolve completamente questo problema una volta per tutte, quindi se sei interessato segui questo video fino alla fine. Buondì musicisti, io sono Matteo Nori e oggi parliamo finalmente di una cosa che volevo portarvi da tanto tempo, che è la Z-Tone DI di IK Multimedia. Lo specifico subito, non sono pagato, affiliato o sponsorizzato in alcun modo da questo brand. Come tutte le cose che vedete su questo canale fino ad ora, sono tutti oggetti che ho acquistato e che utilizzo, e se ne parlo sul canale è appunto per darne un'esperienza personale, quindi roba che io uso tutti i giorni. Fun fact ulteriore, questa DI è stata comprata usata e anche se è praticamente immacolata è nuova dal mitico Robbie Rocks, che se non conoscete, se non seguite, vi invito assolutamente a farlo perché lo stimo molto, fa un lavoro eccezionale qui su YouTube, andate a dargli un'occhiata. Se seguite questo canale sapete che io questo argomento l'ho già trattato in un altro video. Per evitare qualsiasi tipo di fraintendimento, viste le critiche che avevo ricevuto da alcuni sotto quel video là, io vi specifico che oggi non userò in alcun modo termini tecnici, o perlomeno quelli che sarò costretto ad usare, perché magari devo usare dei termini che non hanno un altro nome. Fatemi il piacere di non venire a scrivermi ma tu hai detto quella cosa che in realtà il gain non era quello che hai detto tu, perché qua, perché là. In realtà io vi faccio vedere come funziona all'atto pratico una cosa. Se poi volete approfondire le nozioni tecniche, tutte queste altre robe, ci sono altri posti, non è il mio mestiere. Questo prodotto qua è assolutamente per me, per quanto mi riguarda, perlomeno per quella che è la mia esperienza finora, perché lo utilizzo già da un paio di settimane buone, integra delle tecnologie che sono praticamente, diciamo, proprietarie di IK Multimedia, o comunque se ci sono altri brand che hanno fatto delle cose simili non le hanno implementate nella maniera in cui le ha implementate IK Multimedia, e adesso ve le spiego, per cui è un prodotto pressoché unico. Adesso però vi spiego il perché, perché sarebbe troppo semplice dire così, sembra un po' fare il venditore di pentole. Allora, che cos'è questo prodotto qua nello specifico? È una DI box e preamp. Si tratta di una DI box di tipo attivo, cioè significa che va alimentata con un voltaggio a corrente. Non ha un ingresso per una presa a muro che sia da 9 da 12 volt eccetera, ma va alimentata, diciamo, con due modalità principali. La prima è quella di utilizzare la 48 volt phantom power dalla vostra scheda audio, che praticamente qualsiasi scheda audio ha, tramite XLR, che è praticamente la modalità che utilizzo io, oppure in alternativa potete inserire qui nel vano, come se fosse un po' un pedalino, una batteria di quelle da 9 volt e alimentarla in quel modo. Essendo uno strumento pensato per essere posizionato su una scrivania, in un studio eccetera, la cosa migliore secondo me è collegarla in XLR e alimentarla a 48 volt, però avete entrambe queste opzioni. Da un lato vi permette di fare quello che fanno le altre DI box, ovvero entrare con un segnale, come esempio una chitarra o un basso, e uscire con un segnale di linea che viene, diciamo, corretto dal punto di vista dei rumori di fondo, perché entri con un segnale sbilanciato di solito ed esci con un segnale bilanciato in XLR, e sostanzialmente questa, diciamo, è la parte più normale, più, diciamo, canonica che ha questa DI. La cosa però più figa che ha questa è la sezione di preamp, che come potete vedere ha un manopolotto del gain che va da un valore di meno 8 dB a un valore di più 8 dB, e questa è una delle parti più fighe. Oltre alla sezione che dà il nome al prodotto, che è la sezione Z-Tone, che cosa va a fare? Va a fare quello che è lo shape, quindi quella che è, diciamo, la creazione del vostro suono di chitarra. Abbiamo la possibilità di decidere se la chitarra che entra è attiva o passiva come pickup. Abbiamo la possibilità di utilizzare un suono più chiaro verso lo sharp e man mano che si gira la manopola più scuro. Abbiamo poi lo switch JFET e
Pure, che praticamente su Pure ci consente di avere il segnale del nostro strumento così come esce in maniera naturale, mentre col JFET andiamo a introdurre una circuitazione appunto di tipo JFET che inserisce una saturazione armonica, diciamo di tipo analogico. In più ha questa DI una uscita link. Perché? Perché praticamente entrando con la nostra chitarra qui possiamo eventualmente registrare sul computer la nostra traccia DI o in qualsiasi altra maniera e poi uscire e appunto dare questa traccia DI anche contemporaneamente a un altro dispositivo che magari è un amplificatore, e hanno inserito questa opzione per poter fare da reamp box. Quindi voi potete entrare qua con la chitarra, registrare sul PC la traccia DI clean, mentre con il link entrare in un ampli magari microfonato e nel frattempo avere sia la traccia della DI sia quella microfonata. In questo modo avete, diciamo, un po' tutte le possibilità. Poi vabbè, dietro in realtà c'è anche la possibilità di uscire sia con appunto l'XLR che dicevo prima, che è l'uscita bilanciata, che con l'uscita sbilanciata. Oltre ad avere il ground lift, che è quello che diciamo va a correggervi un eventuale rumore di massa o un ronzio di sottofondo, e un pad a meno 20 dB nel caso in cui entraste in questo dispositivo con un segnale molto potente che rischia di clippare, potete andare ad attenuarlo con questo tasto pad meno 20 dB. E questo è tutto per quanto riguarda quello che c'è on board. Per quanto riguarda invece la costruzione, è tutto metallo, è veramente solida e anche abbastanza pesante, devo dire, e diciamo che iCam Multimedia a livello di qualità non si fa assolutamente mancare nulla, cioè comunque si vede che è un'azienda che fa dei prodotti sia software che appunto hardware di un certo livello. Fino qua diciamo che la maggior parte delle cose sono abbastanza semplici da capire. C'è una DI che ti dà il segnale appunto bilanciato, c'è un preamp che mi dà un gain, e invece la sezione sharp e bold è un po' più particolare, perché vedete come fa a schiarire o scurire il suono. Allora, sostanzialmente questo è un pomello che va a risolvere un grande problema delle schede audio, cioè il fatto che molte schede audio, anche quelle che hanno l'ingresso instrument, non hanno l'impedenza adeguata. Ora, non c'è un valore univoco che riguarda diciamo quanto deve essere l'impedenza dell'ingresso di un amplificatore reale, nel senso che alcuni ce l'hanno in un modo, altri ce l'hanno in un altro. Ci sono dei valori più comuni, ma non voglio darvi questo tipo di nozioni appunto per il motivo che vi ho spiegato nelle premesse. Semplicemente, cosa fa questo affare qua? Praticamente è come se, vedetela come un rubinetto dove c'è l'acqua che scorre, no? E l'acqua che scorre è il segnale della vostra chitarra. Se voi tenete tutto su sharp, il rubinetto è totalmente aperto, quindi passa tutto, quindi di solito è più cristallino, più limpido, più aperto, più squillante. Se invece voi girate tutto verso la manopola del bold, andate mano a mano a chiudere il rubinetto, quindi passa meno acqua, quindi il segnale si chiude un po', si tende a ovattarsi, perde di frequenze acute. Questa è la spiegazione banalissima di cosa fa questo affare qui. E come va settato, vi dico, non c'è un valore magico, va settato sulla base del vostro gusto personale, di come secondo voi suona bene per le vostre chitarre. Io, se ve lo state chiedendo, come settaggio lo tengo sempre quasi totalmente verso sharp, perché comunque ho notato che facendo dei paragoni con una DI normale, segnale clean della mia chitarra, mi piace così, non voglio andarlo a influenzare troppo, lo lascio così. Ma è una cosa totalmente a gusto e va provato in base ai pick up della chitarra che avete voi e in base al cavo che avete voi, eccetera eccetera. Però magari vi state chiedendo, ma io ho una scheda audio che ha già un ingresso instrument, ok, non ho questo tipo di intervento qua sul segnale, ma dovrei prendere una cosa del genere o posso fregarmene? Allora, la mia risposta è: se tu utilizzi tanto i plugin per suonare e registrarti, questa prendila a prescindere dal fatto che tu abbia un ingresso instrument figo sulla tua scheda audio. Perché questo? Perché in primis ogni scheda audio ha un ingresso instrument diverso, che molto spesso ha un'impedenza diversa che tu comunque non puoi regolare, e che molto spesso è appunto un suono differente una dall'altra, quindi non ti dà uno standard. Con questa cosa qua tu bypassi questo problema, perché tu qui hai uno standard che è stato pensato apposta per la chitarra, in particolare per i plugin.
Quindi non è che se c'è scritto AK Multimedia va bene solo per Amplitude, lo specifico, magari qualcuno a volte fa questo tipo di domande. Questa è generica, la puoi usare con Amplitude, la puoi usare con Primo, la puoi usare con Neural, la puoi usare con THU, la puoi usare con Bias. Secondo me, anche se hai una scheda audio con ingresso instrument, una roba del genere, se fai largo uso di plugin, eccetera, ti serve, perché il suono è un'altra roba. Io di schede audio ne ho provate diverse, ho provato gli ingressi instrument di tante di loro diverse, ho provato anche la differenza con una DI normale e più avanti nel video vi faccio sentire un piccolo test audio, ma questa qui è un'altra cosa proprio. Ovviamente se avete un ingresso instrument nella vostra scheda audio e collegate la vostra chitarra a questa uscendo in XLR o in jack, non collegate la sua uscita all'ingresso instrument, perché sennò state utilizzando due ingressi ad alta impedenza, ma da qui si va direttamente nell'ingresso XLR di linea della scheda audio, quindi attenzione. Poi la cosa figa è che qua c'è un preamp che dà del gain. Voi sapete che io nell'altro video avevo detto, io uso la DI senza dare gain dalla scheda audio perché non mi piace introdurre quel tipo di saturazione che dà il preamp della scheda audio, perlomeno la mia nella mia circostanza. Poi anche lì ci sono state persone che mi hanno detto, ma io se non alzo il gain o un segnale troppo basso. Va bene, ognuno fa diversamente, anche in base a scheda audio che avete suona diverso. Questa però vi dà la soluzione anche a quel problema lì, perché avendo il preamp lei, quindi e essendo un preamp che è studiato per la chitarra, voi potete regolare il livello sul plugin per avere un ingresso adeguato e quando voi uscite nella scheda audio potete tenere il gain a zero in maniera tale che la scheda audio non vada a influenzare il suono, cioè i preamplificatori non vanno a lavorare, a intervenire, ma se avete bisogno di più gain qui ne avete finché volete. Io la utilizzo, se vi interessa saperlo, circa insomma ore 2 più o meno, che saranno forse 2,5 3 dB, non lo so, qua sono 8, quindi qua immagino siano tipo 3 dB, però non so il valore preciso, sono andato a orecchio e a occhio con i meter a farlo. E come si fa a stabilire qual è il valore migliore per entrare nei plugin? C'è chi dice meno 18 dB, allora non c'è un valore univoco, non è uguale sempre, non vi posso dare un valore, anche perché appunto sono discorsi tecnici complessi. Fate così, tutti i plugin hanno una barra di in, ok, che vi fa vedere quanto è il vostro segnale in ingresso. Molto spesso sono anche colorate, cioè vanno dal verde all'arancione al rosso molto spesso. Cercate di far sì che quando voi plettrate molto forte con la chitarra con più output che avete, quindi prendete la chitarra con i pickup che spingono di più che avete e fate in modo che quando plettrate tanto la barra non vada oltre il 80-85% al massimo del segnale. Quindi se avete un segnale colorato cercate di rimanere entro la fine della barra verde o diciamo l'inizio della barra gialla, cercate di non andare oltre e quello è un segnale che va bene. Poi va a gusto, nel senso che se poi dite no ma io voglio spingerlo fino al limite e mi piace, va bene, se lo voglio tenere più basso perché mi piace la resa, va bene. Però diciamo che ho notato facendo tanti test che se volete un segnale diciamo chiamiamolo standard tra 10.000 virgolette, state tra il 75 e l'80-85% della barra dell'ingresso e va bene, insomma avete diciamo la risposta più indicata per l'ampli e insomma per il plugin in generale. Ed eccoci qui direttamente sulla DAW, perché ho registrato, pre-registrato 4 tracce per farvi sentire un po' come suona la DI rispetto a una DI normale e insomma farvi un'idea con qualche settaggio diverso con cui sono andato poi a rinominare, come potete vedere, le singole tracce, ma adesso vi spiego. Una piccola anticipazione per prossimi video, sto usando Luna, come potete vedere non è Studio One, la DAW che ho utilizzato insomma nell'ultimo anno, perché la sto testando, è uscita anche su Windows, la sto testando da poche settimane e ci farò un video dedicato, quindi se siete interessati iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi nulla. Parliamo delle nostre DI. Allora vedete che io ho fatto 4 tracce, sono anche colorate in maniera diversa, quindi sono anche più facili da individuare. Abbiamo come traccia verde la DI Behringer, che è una Behringer Ultra DI 100, che è quella che ho utilizzato fino adesso
prima di avere la Z-Tone e che vi ho fatto vedere anche nel video appunto precedente a questo. Subito dopo abbiamo la Z-Tone utilizzata nella stessa configurazione in maniera nuda, quindi come la DI Behringer non ha, oltre al fatto di essere alimentata, altre caratteristiche, altri pomelli, ho utilizzato appunto la Z-Tone con la modalità 0 dB, quindi senza il preamp che agisce, e con diciamo il tono, diciamo lo sharp, quello che è lo Z-Tone, quasi totalmente girato verso lo sharp, perché è la configurazione che a me piace di più. Poi voi siete liberissimi di variarla, quindi se sentite delle differenze di tono tra una DI e l'altra possono essere influenzate un po' da quello, però cercate di fare caso a quanto è ricco e pulito il segnale, più che se è più chiaro o più scuro, perché appunto sulla Z-Tone, come vi ho spiegato prima, sapete che potete andare a influenzare questa cosa. La traccia gialla è la Z-Tone, sempre in modalità pure, quindi senza il JFET attivo, con sempre lo Z-Tone messo nel punto che vi ho detto prima, ma con 3 dB di gain dal preamp, che è quello che io utilizzo di solito, che ho constatato che perlomeno per la mia situazione è meglio. E subito dopo abbiamo anche il test in arancione con la Z-Tone con 3 dB di preamp, ma stavolta con il JFET inserito, quindi con la circuitazione JFET attiva. Tutto questo è collegato tramite un cavo XLR da 1,5 metri alla mia Revelator IO24 di Presonus, che ha avuto solamente la 48 volt accesa per alimentare la scheda audio, la DI, e il gain dei preamplificatori della scheda audio erano a zero, in maniera tale che non andassero a influire in alcun modo. Per questo test ho utilizzato una chitarra con single coil e in particolare la mia Fender Player Telecaster con il pick up al manico, appunto single coil, perché è quella che ha l'output più basso tra tutte le chitarre che ho, e penso che per fare un test su come si comporta una DI, lo strumento con l'output più basso che si ha è l'ideale, perché il single coil è più influenzato, perché è un segnale più debole da appunto il dispositivo dentro cui si fa passare questo segnale, e quindi secondo me è la situazione che almeno io possiedo dove le differenze si possono percepire meglio. Poi per collegarmi alla Z-Tone DI ho utilizzato un cavo per chitarra, che in particolare è questo cavo qui della Cordial da 1,5 metri. È un cavo che costa poco, non è niente di esoterico, quindi date queste caratteristiche io adesso, senza parlarci sopra, vi faccio sentire uno a uno questi test. Vi faccio sentire caricandoci il plugin primo, che è il plugin più semplice che un po' tutti potete magari avere anche a buon mercato, e quindi è quello che utilizzo di solito quando fare i test, perché è un po' un benchmark che un po' fa da appunto indicazione un po' per tutti. Sentiamo anche come si comportano questi segnali con la distorsione
attivata, quindi stesso test ma col canale crunch, insomma quello overdrive. Questi test qua sono indicativi, sono proprio cose che io ho utilizzato per farvi un'idea, però la differenza più grande tra questa DI e quella che avevo prima l'ho sentita, a parte che proprio a orecchio, sotto le dita suonando per come risponde l'amplificatore. Quindi se avete occasione, questi dispositivi è sempre meglio provarli per avere un giudizio completo. In più ricordatevi anche che la compressione di YouTube, il fatto che questo sia un video che viene esportato, caricato, eccetera, magari non vi permette di cogliere tutte le sfumature che io sento qua con le mie cuffie nel mio studio direttamente attaccato, per cui, cioè, sì, vi fate un'idea, però prendete un po' con le pinze queste cose, vi serviva soltanto per darvi un'indicazione, perché per rendere questo video completo secondo me era doveroso farvi vedere anche questo test. Però io trovo che questa configurazione, quella arancione, che è quella che io utilizzo, sia la migliore. Io posso solo dirvi che ho sentito gente nelle recensioni dire che il JFET attivandolo non cambiava niente. Ragazzi, per me col JFET attivo cambia tantissimo, introduce una saturazione armonica proprio analogica che prima di entrare nel plugin fa solo che bene al segnale, però perlomeno questo è il mio gusto personale e parere personale, fatemi sapere poi voi cosa ne pensate. Io ve la consiglio tantissimo e non posso fare altro che essere contento del mio acquisto, anche perché l'ho pagata veramente poco. E io l'ho pagata soltanto 60 euro appunto da Robirox, che la vendeva appunto a quella cifra lì, era veramente un'occasione. Nuova sta intorno ai 140 euro circa, e 150 in alcuni store. È un po' tanto forse per una DI, però vi dico anche che un prodotto del genere, perlomeno che io sappia, sul mercato in questo momento non ha rivali. E se il vostro utilizzo è quello dei plugin, per me li vale, cioè vale la pena comunque comprarla. Forse il suo sweet spot sarebbe intorno al centinaio da trovare nuova, però online perlomeno adesso i prezzi sono tutt'altri, anche di listino costa 149 sul sito IK, senza IVA e senza spedizione. Di conseguenza, sì, diciamo che non è proprio un prodotto economico, perché seppur nell'audio esistano schede audio interfacce che costano di più e anche di iBox che costano molto di più di questa qua, comunque in ogni caso non si può definire economica, perché comunque è un prodotto a tre cifre che fa da di iBox e non fa da interfaccia audio, e comunque solo di iBox non è sicuramente un prodotto economico. C'è anche la versione a pedalino che fa anche da buffer e da boost, che ha le stesse caratteristiche, ma in più ha anche il pomello di boost, che però è pensato per essere usato in una pedaliera, ma perché no, si può usare anche in uno studio. Infatti io l'avevo valutata prima di trovare l'annuncio di questa. Ci sono anche altri prodotti come le schede audio AX.io, sempre dei key multimedia, che fanno da scheda audio e in più hanno tutta questa sezione di caratteristiche, e lì
avete prodotti che vanno dal centinaio di euro fino anche ai 300-400 in base a quanti ingressi cose volete. E se non avete una scheda audio, se state pianificando di cambiare la scheda audio, valutate di prendere direttamente un AUX I/O che ha tutte già queste caratteristiche più anche l'interfaccia audio in un singolo dispositivo. Non posso far altro che consigliarvela, e se questo video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi, attivate la campanella per non perdervi i prossimi contenuti, e noi ci vediamo alla prossima.